Michele Russo, è difficile commentare una partita giocata su un campo così. Sì, è difficile commentarla dal punto di vista tecnico e tattico. Invece io ho visto una Ternana che si può commentare dal punto di vista caratteriale, perché ha combattuto veramente su ogni pallone senza mai tirare indietro la gamba per 95 minuti. Questo è un segnale di una squadra che c'è, di una squadra viva e di una squadra che vuole raccogliere qualcosa di importante, anche se il risultato non è stata la vittoria. Ecco, il carattere non è mancato, come dicevi, difficile avere delle trame di gioco, particolarmente per una squadra come la nostra, abituata a giocare a calcio. Sì, questo però è un campionato in cui devi giocare con la spada e col fioretto in certe partite. Oggi il fioretto non si poteva usare, quindi la partita secondo me è stata interpretata nel modo giusto. C'è stato qualche episodio che ci poteva girare a favore, però ripeto, ci portiamo a casa l'atteggiamento di una squadra che ha combattuto su ogni palla e che ha dato dimostrazione di poter usare la spada per tutto il campionato. Prossimo avversario, la Paganese. Prossimo avversario, la Paganese, che è una squadra tosta, organizzata, e l'analizzeremo durante la settimana, ma ripeto, se partiamo dall'atteggiamento che abbiamo avuto oggi, sicuramente ci leveremo delle soddisfazioni.